Missione orientata al lato decisionale e di gestione avarie. Parto dietro un B-52 per andare a bombardare con bombe da addestramento un obiettivo al waypoint numero 2. Dopo il decollo però decido prima di andare a salutare il B-52 che era decollato prima di me e che va a partecipare a un airshow. Mi metto in posizione in maniera che mi veda. E mi diverto a stare un po' in formazione con lui. Dopodiché decido di fare un passaggio all'airshow dove è anche lui diretto, per cui lo lascerò sfilare. E via verso la display line. Passaggio ad alta velocità a fronte pubblico, seguito da una virata ad alto fattore G. Ed ora, configurazione degli armamenti per uno sgancio automatico con bombe frenate e via verso l'obiettivo. Bombe sganciate, ma mi accorgo che soltanto il post bruciatore del motore destro è entrato. Sento l'aereo che ha una spinta asimmetrica. Guardo gli strumenti motori e me ne accorgo: 85% sul sinistro e il 100% con la B sul destro. Provo ad operare le manette. E vedo che il motore sinistro è bloccato sull'85%, per cui decido di pareggiare le potenze per evitare la spinta asimmetrica. Ed essendo gli aeroporti limitrofi chiusi per nebbia e quello da cui ero decollato chiuso per un atterraggio con danneggiamento in pista, chiedo in via eccezionale un avvicinamento all'area 51. Ovviamente durante la discesa decido di spegnere il motore sinistro che resterebbe se no all'85% di potenza e non sarebbe gestibile in avvicinamento. Spento il motore, dichiaro emergenza. Subito due F-117 mi vengono incontro per scortarmi fino alla pista. Eccoli. Io rallento per permettere di essere intercettato e li seguo pena l'abbattimento.
Ecco la mia scorta che arriva. E inizio la procedura di avvicinamento alla pista della Regia 1, Groom Lake. L'F-117 di sinistra apre. Io proseguo, scortato da quello di destra, mi porto in un sottovento. La pista presenta dei banchi di nebbia, ma la testata è visibile e proseguo l'avvicinamento. Fuel low. E left gen off è compatibile dal fatto che ho spento il motore sinistro. Mi accorgerò tra breve che al gear down il carrello non esce. La maniglia resta rossa e non esce. Procedo alla gravity extension, ruotando la gear end. Motore. E gear handle extension gravity. Chiudo in finale. Mi lascerà anche il secondo F-117. E procedo all'avvicinamento e all'atterraggio. Entro nel banco di nebbia, un B1. È al punto attesa. Ecco le avarie che ho avuto. E più avanti troverò la Follow Me Car che mi porterà a un parcheggio sorvegliato. Siamo sempre nell'area 51. Ecco l'Hummer che mi aspetta. La seguo. Il rullaggio prosegue ed ecco che arrivo al parcheggio previsto per me con la guardia armata tutta schierata. Dire? DCS non finisce mai di stupirmi. Bravissimo anche il creatore di questo scenario. Tra l'altro un mio collega. Arrivati. Spegnimento motore. E mi devo preparare a riempire qualche scartoffio.